Allora raga, prima di parlare di due fenomeni da baraccone, voglio dire una cosa sull'espulsione e la squalifica di Olivier Giroud. Oliver Giroud che prende due giornate e potevano essere quattro. Due giornate giuste, squalifica giusta, corretta, perché un professionista non si deve comportare in quella maniera, non deve... Protestare in quella maniera con l'arbitro non deve mettere in difficoltà il proprio club perché oggi ci troviamo senza punta per due turni in una situazione difficile che siamo e quindi non deve comportarsi così detto questo da adesso in poi ogni domenica se ne vedo uno protestare pesantemente con l'abito pretendo l'espulsione e i due turni di squalifica perché se no si parla di qualcosa di altamente ridicolo detto questo però il video di oggi non voleva essere su questa cosa ma su due personaggi che eh, si sentono onnipotenti Volevo dire una cosa, eh, non vi sento ragliare. Voi due che eh, pensate di rappresentare il milanismo, ma in realtà non rappresentate un cazzo manco a casa vostra. Non ve l'ha chiesto nessuno di rappresentare il milanismo. È un titolo che vi siete dati voi stessi, ma che in realtà non siete un cazzo di nessuno. Non vi sento ragliare. Adesso che stiamo facendo figure di merda in campionato, non vi sento ragliare, non vi sento cantare più hollyhose on fire, vi sento attaccarvi ai vetri, agli specchi, a trovare giustificazioni su giustificazioni sullo schifo che vediamo da un anno, non da pochi mesi, da gennaio. Questi personaggi che sanno di calcio. Come Cecchi, Paone e Margioglio sanno di figa. Personaggi che hanno iniziato una guerra stupida solamente perché la gente non pensava la stessa cosa di loro su Stefano Pioli. Persone che ven vengono etichettate in pseudotifosi, in fantallenatori, in tifosini, tifosotti, in gente con parolacce, in gente che non capisce, in gente che non ci può arrivare solo perché non la pensano come loro, e soprattutto un personaggio che si sciacqua la bocca con la parola democrazia, e poi se dice una cosa contraria alla sua, non vai bene. Tu la democrazia non sai manco che cazzo sia. Tu non devi parlare di democrazia. Tu sei un dittatore nascosto nella democrazia. Non hai alcun diritto di parlare di democrazia. Tu c'hai la democrazia ai cazzi tuoi, come ti va bene a te, come hanno fatto tutti quei personaggi che tu critichi. Detto questo, eh, voglio dire a questi personaggi che ripeto, di calcio non capiscono davvero un cazzo. Che avete iniziato questa guerra, che è una guerra stupida che ha raggiunto il loro apice, l'apice più becero, dopo Milan, Paris Saint-Germain, quando tutti voi, soprattutto vi ho visto, eh, io adesso voglio vedere, sono andati nelle fogne, pioli out. Siete talmente stupidi, talmente idioti da pensare che ci sono tifosi del Milan che erano tristi dopo la vittoria col PG solo perché avevamo vinto e non si mandava a fanculo un mediocre del cazzo e invece non avete capito un cazzo. Il tifoso che non vuole più pioli è intelligente perché non lo vuole più, non per questo mese, ma perché è da gennaio che ci ha rotto il cazzo. Ma il tifoso del Milan, il tifoso che non vuole Pioli, quel momento lì non era piangere come dicevate voi o nei tombini, era festeggiare la vittoria del Milan. Perché nonostante non apprezziamo più Stefano Pioli, e io non sono un Pioli, io non faccio né in né out, io guardo i risultati, ma nonostante tutto. Per me il Milan, se vince le prossime 30 partite, io sono contento, io festeggio come tanti che non vogliono più vedere in panchina Stefano Pioli. Non piangono perché ha vinto o si nascondono, anzi siamo contenti, siamo tutti contenti. Questa è la narrazione sbagliata che portate avanti, che ci sono tifosi che pur di mandar via. Pioli sperano una sconfitta del Milan, una cazzata che vi siete messi in testa voi. Noi eravamo lì come voi a festeggiare perché conta solo il Milan e che vinca il Milan a me di Pioli, non sono come voi. Che vi fate la lingua marrone, gli leccate il culo a Stefano Pioli, ma ormai siete rimasti solamente voi due e quattro che vi seguono. Perché è stato, perché ormai e ci sono. Video su video sugli insulti che si è beccato Stefano Pioli dopo, dopo Lezze Milan, anche da parte della curva, dalla tifosi organizzata, si è sentito della merda, del coglione, vattene, di tutto e di più, ma non è per oggi, è da gennaio, cinque derby persi, voi riuscite a reggerli, riuscite a trovare delle scusanti figure di merda, Sassuolo, Lazio. E vi dite "Eh, ma però dopo tanti anni il Milan è arrivato in semifinale, se dovevo perdere facendo una figura di merda come quella che ho fatto con l'Inter, preferivo essere stato eliminato dal Tottenham agli ottavi perché non è motivo di orgoglio come dite voi o pelle gatti essere arrivato in semifinale di Champions dopo tanti anni essere stati smezzati dall'Inter non è motivo di orgoglio. E poi soprattutto uno 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 si deve uno perché allora, uno di questi si deve dedicare, non può parlare di calcio, lui può solo parlare di paddle. Allora raga, devo essere sincero, sono diventati degli zimbelli di youtube a me arrivano su whatsapp fior fiori di messaggi con le castronerie le minchiate che hanno detto soprattutto quello che ha la testa da, da palla da, da peadol è uno di quelli che in live si è incazzato con un altro solo perché diceva che il Milan aveva troppi infortuni. Lui diceva che si dicevano cazzate, che gli infortuni ce li avevano tutti, che no, non è un problema di infortuni. Per poi fare dopo una decina di giorni un video dicendo. Che bisogna risolvere il problema degli infortuni. Pensa come sei incoerente, De parla di Paddle perché non puoi neanche parlare di figa perché la figa da te non ti si avvicina. Cazzo, solo di Paddle puoi parlare e basta. Io dico questa cosa. Non, capi non capite un cazzo. Raga, non capite un cazzo. Il problema del Milan è questo. Un allenatore scarso. Problemi nella preparazione atletica. Non aggrappatevi alla cazzata. Eh, però noi due giorni di riposo, l'altro tre. La Lazio ha avuto anche lei calendari simili. E ha un solo infortunio. Il problema sono gli infortuni. Il problema sono determinate scelte di Stefano Pioli. Problema, cioè, abbiamo tanti problemi. Ma la cosa che l'unica cosa che ci accomuna è che a noi interessa solo che vinca il Milan. Quindi non spiantatela con queste guerre. Ci avete cent'anni cent'anni e li portate anche male. Smettetela di scrivere ste stronzate del pseudo tifo, tifosino, tifosino. Non siete nessuno per dare dei nomignoli alla gente. Fate ridere al cazzo. Pioli se ne deve andare, ma se la società ha deciso di tenere Pioli io spero che gli mettano davvero la badante Ibrahimovic così almeno possiamo cantare tutti insieme Ibra is on fire perché se restiamo da soli con questo ci manda alla catastrofe, alla rovina come già sta facendo, 8 punti dall'Inter e siete gli unici che li difendono questi qua, gli unici che lo difendono uno ha avuto il coraggio di dire ieri in live che mette Musa a fare il terzino perché Banda è velocissimo e Musa anche. Tu. Che cazzata dici? Sei un coglione! Io te l'ho già detto in privato, sei un coglione. E, 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 e continua a dirlo. Tu di calcio non capisci un cazzo. Perché allora cosa fai? Allora prendi Bolt, prendi Bolt, lo, lo metti nel Milan e lo metti a correre dietro a Banda ma se non è un terzino tu puoi essere veloce quanto vuoi ma l'esperienza di Florenzi lo ferma prima, lo anticipa non lo fa andare in velocità cazzone che non sei altro raga io è questo che dico non facciamo guerre tra di noi voi volete pioli? tenetevi pioli noi non lo vogliamo però tutti insieme speriamo che il Milan risolva questo problema e che si vinca si vinca con o senza Stefano Pioli non ci serve di farci la lingua marroni che voi vi svegliate la mattina avete la lingua che puzza di merda non ci serve ci serve che il Milan vinca se il Milan vince siamo contenti noi siete contenti voi ma ripeto con o senza Pioli raga sempre forza Milan iscrivetevi al canale